che è geniale! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi di nuovo un appuntamento di Mi è venuto un Ikea e l'Ikea di oggi è veramente veramente carina. Prima di spostarci sul piano del lavoro però voglio dirvi una cosa: questi video non sono in collaborazione con Ikea, io non vengo pagata da Ikea, né Ikea mi regala le cose su cui io poi evolvo creativamente, assolutamente no. Tutto quello che vedete nei video lo compro io con i miei soldini, perché sono un amante di questo store, di questo negozio, più che altro del concetto che ci sta dietro questo negozio, secondo cui tutti con un po' di gusto possono avere una casa carina e soprattutto una casa personalizzabile. Ecco perché porto il mio contributo. Ikea quindi non mi paga, io gli faccio pubblicità gratuitamente, sì, anche perché credo che Ikea della mia pubblicità se ne faccia assai poco, è molto molto più conosciuta di Ombretta di Arte per te. Anzi, a questo proposito, per convincervi maggiormente, vi racconto un aneddoto che mi è successo prima di cominciare questa serie di video che ho voluto chiamare Mi è venuto un Ikea e che, come vedete dalle copertine, associo a questo brand per colori. Ho chiesto il permesso all'Ikea di usare il loro logo nella copertina all'interno della lampadina di Mi è venuto un Ikea. Bene, dopo tantissimo tempo loro mi hanno risposto e mi hanno risposto di no, non potevo usare il loro logo. E così mi sono ho cambiato un po' i caratteri, lasciando più o meno l'idea sempre la stessa, e non uso il loro logo, a maggior ragione a supporto del fatto che questo non è un video in collaborazione con Ikea. Cosa divertente è che poi altri canali hanno visto questa rubrica, è piaciuta, e quindi hanno fatto nascere una serie di rubriche simili a questa, però loro usano il loro logo perché probabilmente non hanno chiesto, quindi tranquillamente usano il logo. Quindi chi chiede viene bacchettato e chi non chiede va tranquillo, va liscio. Quindi questo video non è in collaborazione di Ikea, ma parla di Ikea, parla di un bellissimo complemento di arredo Ikea che costa pochissimo. Oggi infatti lavoreremo su Smula, uno dei vassoi a mio avviso più carini che mette in vendita Ikea, ma che così sguarnito non dice quasi nulla e invece ha grandi potenzialità. Volete scoprire quali? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a personalizzare il nostro Smula. Ed ecco l'occorrente per trasformare il vassoio Smula, molto semplice, in plastica. Vedete com'è, ve lo avvicino, ha questa forma carinissima, molto, vedete, tondeggiante, però è in plastica semitrasparente, a rigoni opachi e lucidi. Ho sempre immaginato di mettere sopra delle tovagliette e oggi infatti lo guarniremo. Come? Ci servirà una matita rigorosamente Ikea e poi un tappetino, un pezzettino di carta lavagna. La carta lavagna io l'ho comprata recentemente alla Lidl, tutto questo foglio qui, a 1,99€, ed è corredata anche di gessetti ed è adesiva ed è molto molto carina, ma la vendono anche a metraggio. Questa mi è piaciuta perché è anche abbastanza spessa, non è una cosina leggera leggera. E poi naturalmente il foglio di silicone per proteggere il tavolo, per questo lo vedete tutto graffiato e sporco, perché attutisce tutta la nostra creatività. Allora, come prima cosa, sul retro del foglio di lavagnetta dovremo ricalcare il perimetro del nostro vassoio. Come ho fatto? Ho posizionato il mio vassoio con una matita, ho ripassato su tutti i bordi, quindi arrivati a questo punto, avendo già la sagoma bella e pronta, comincio a ritagliarla con un cutter, con un tagliabalza. Mi raccomando che la punta sia assolutamente nuova e state attenti a non tagliarvi quando lo usate, quindi uscitelo poco, non uscite la lama di mezzo metro che non è necessario. Poi adesso, con molta calma ma anche decisione, cominciamo a tagliare tutto il nostro profilo. E la nostra tovaglietta è bella e pronta, vediamo se entra all'interno del vassoio. Deve stare proprio poggiata, quindi non sollevata da nessuna parte. Perfetto, direi che ci siamo, no? È pronta per il passaggio successivo.
Arrivati a questo punto non ci rimane che appiccicare la nostra lastra sul nostro vassoio. Mi raccomando, prima sgrassate bene la base del vassoio e fate questo lavoro proprio velocemente, con scatto felino direi. E voilà, da questo momento in poi il nostro vassoio sarà un vassoietto lavagna. Ora ci possiamo divertire a scrivere il nostro messaggio e disegniamo quello che vogliamo disegnare. Poi prendiamo un piatto, per esempio io adesso lo adornerò così e disegniamolo tutto attorno. Per fare tutto ciò basterà il gessetto, la lavagnetta, mentre per proteggere il tutto potete o fare una cosa come questa, ma farla un po' prima di servire la colazione, quindi magari preparare il vassoio la sera prima e lasciarlo così, e le polveri saranno fissate, quindi potrete spruzzare, potete posare tutto senza che tutto vada via facilmente, che soprattutto le polveri non volino nel cibo perché sono fissate al vassoio, oppure, molto più semplice e anche molto più pratico, prepararvi la stessa sagoma con un acetato e poggiarla di sopra. Io non ce l'avevo, quindi non ve l'ho potuto fare vedere, ma è l'idea quella che conta, giusto? E credo che questa idea sia molto 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 carina. Ora vi lascio alle foto di come potreste agghindare il vostro vassoio 3-4 volte e noi ci rivediamo alla prossima IKEA, sperando che questa vi sia piaciuta, per rendere un vassoio un po' anonimo in qualcosa di molto molto più personalizzato. E ovviamente poi per pulirlo con una spugnetta togliete il tutto e tutto andrà via in un attimo e sarà bello e pulito, pronto per la prossima colazione. Un bacio con amore a tutti, e ghindiamo il vassoio e noi ci rivediamo dopo. Grazioso, personalizzato con la nostra lavagnetta, possiamo ogni mattina dare il buongiorno in una maniera diversa, sempre creativa, sempre nuova, sempre divertente. Possiamo lasciare, magari se usciamo presto per andare al lavoro, lì tutte le cose da dire al nostro fidanzato, al nostro marito, ai nostri figli, perché no, lasciandogli la colazione sul tavolo, e poi con un colpo di spugna, anzi con un colpo di spugnetta bagnata, va via tutto. Se il vostro problema è la polvere di gesso che possa volare sugli alimenti, lo capisco, e allora in quel caso un bel foglio di acetato sopra a proteggere il cibo dalla polvere. Ma comunque io l'ho provato, una volta passato non è che svolazzi, cioè questa copertina che invece ho comprato alla Lidl, facciamo pubblicità a tutti oggi, la tovaglietta che ho comprato alla Lidl, ve lo feci anche vedere, costava 1,90 euro, quindi più alto 1,90 euro, con 4 euro vi fate un vassoio troppo carino, è unico. Questa tovaglietta è ottimo sia il suo potere adesivo che anche la scrivibilità su di essa. Infatti si pulisce facilmente, non si stacca, io l'ho lavato già più volte, il vassoio è tranquillo, lui sta, vive di vita propria e ogni giorno assume sembianze differenti. Quindi spero che facciate tanti di questi vassoi. Naturalmente, se non avete Smule, se non avete IKEA vicino casa, potete adattare questa idea su qualunque altro oggetto che sia simile, che sia sguarnito. È l'idea che dovete prendere. Infatti non a caso si chiama mi è venuto un IKEA, perché dalle cose IKEA si sviluppano delle idee che però possono essere portate a una serie infinita di oggetti. Quindi sbizzarritevi e IKEA, perché non mi vuoi? Perché non vuoi che usi il tuo logo? Spero che questo video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Basta cianciare però, ora vi saluto, vi aspetto tutti sulla mia pagina Facebook, dove spero di vedere tanti vassoi agghindati come il mio e soprattutto dove potremo parlare sempre. Vi aspetto anche su Instagram, dove posterò tutte le foto dei vassoi e dove vi posto foto
del mio quotidiano in continuazione, possiamo dire. Allora, Instagram cercate Arte per Te, Facebook cercate Arte per Te e di tutti e due trovate il link qua sotto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su, magari con qualche decorazione. E poi, naturalmente, se credete che possa essere utile a qualcuno, condividetelo e lasciatemi tanti commenti. Richiedetemi anche altre cose, se vi piace qualcosa di Ikea che vorreste vedere realizzato in maniera differente, lasciatemi commenti sotto questa serie di video. Approfittare dei video anche come bacino per le curiosità, come bacino per lasciarmi le richieste, che io, se posso, provvederò a soddisfare. Bene, adesso basta cianciare, vi saluto da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci al prossimo video.